Io non sono un uomo, io sono porcellana. Sì, so che suo padre era un celebre commerciante di porcellana. Non mi fraintende. Voglio dire che il mio animo, e quindi la mia arte, è qualcosa di straordinariamente delicato. Credo lei conosca il mio tocco, i miei accenti, le vibrazioni della mia musica. Gli ignoranti la chiamano impressionismo. Consumato anche il nostro amore, tutta la mia vita consumata dal tempo. La fin de siècle era tutto un mondo che era consunto. Era una tisi sociale, totale, artistica. Amore per la natura, e si capisce per la pittura, per tutto ciò che era simbolico. Lunghi, stupendi pomeriggi poetici. E ancora e sempre quel tempo maledetto che ci consumava. E non bastava che io mi sedessi al piano e Stéphane e Paul declamassero. Il tempo ci vinceva. Che significa impressione? Ho sempre cercato di esprimere la mia percezione della realtà, fosse quella della natura, fosse quella della mia anima, non fa differenza. Io non riesco che a suonare così, per istanti autonomi, per giusta posizione di immagine. La musica per Claude Debussy. Semplicemente passione, semplicemente passione. La musica è stata per me come l'amore, l'unica strada per sfuggire alla fin de siècle, alla lenta consumazione del tempo. Non perché credessi che la musica avesse il potere di vincere il tempo, ma perché bisogna pur vivere. Tutto deve essere festa, festa grande e festa galante. Capelli di Mélisande sono le spire del tempo che scendono ad avvolgermi, a soffocarmi. I punti luminosi sullo sfondo scuro dicono i miei umili tentativi di dirgli di no. E del resto chi non è stato vittima del tempo? Thank you.
fugge. Al tempo non si sfugge. Questo ho imparato. J'étais aussi clôtre.